dich an. Du hast es bis heute nicht geschafft, deine Ziele zu erreichen. Deine Träume sind geplatzt, Blick nach vorne. Nicht nur du, nein, jeder kann sehen und lesen, dass auf dieser grauen Mauer vor dir Angst steht. Du kannst dich nicht entfalten, denn du fühlst dich eingeschränkt. Alle Siamo con il mister dello Sportmania, Michele Schiavone. Mister, ben trovato. Terminate le vacanze, si riprende a correre, a sudare per preparare la nuova stagione. Ecco, quanto aspettava questo momento? Sì, vabbè, aspettavo questo momento perché il campionato l'anno scorso è finito, diciamo, un po' troppo presto rispetto a come siamo abituati noi. Praticamente non vedevo l'ora che appunto che cominciasse, anche perché volevo guardare un po' i nuovi, vedere un po' i nuovi ragazzi che sono venuti quest'anno e la voglia di ricominciare è molta. Con che spirito e carica si è riunita la squadra? No, lo spirito giusto, anche perché comunque siamo stati in contatto con i ragazzi anche durante il periodo estivo. Il gruppo è quasi sempre quasi lo stesso di quello dell'anno scorso, solo con qualche altra variante e qualche altro innesto, tipo Tarantino che ha fatto categorie superiori, Toscanelli, Pinnelli, qualcuno che ci potrà dare una mano appunto per affrontare una seconda categoria, che comunque non è la terza. Ci sono squadre blasonate e dobbiamo stare attenti e prepararci bene appunto a questo campionato. Da quali basi ripartite? Secondo lei cosa serve allo Sportmania per ripetere i successi della scorsa stagione? No, serve la voglia di allenarci, abbiamo avuto l'anno scorso. Comunque è un gruppo che io mi porto dietro da già 3-4 anni, quindi ragazzi li conosco bene. È un gruppo che quando decide di ottenere risultati comunque li ottiene lavorando e allenandosi in modo molto duro durante la settimana. Anche quest'anno in un certo senso siete la favorita del torneo, con una rosa che non ha nulla che invidiare alle concorrenti. Ecco, secondo lì l'obiettivo resta sempre quello del primato? Ah, vabbè, io guarda, sono un po' contro a quello che dice il presidente quando gli fate questo tipo di domanda. Io non credo che siamo una squadra favorita, anche perché nello sport e nel calcio nessuna squadra all'inizio è favorita. È chiaro che abbiamo un organico importante, però voglio dire, non voglio passare appunto da favorita, perché devi tenere in considerazione che ci sono squadre come il Castruccio dei Sauri, che ha fatto una squadra molto forte con un allenatore in grado di dire la sua ogni volta che viene messo a comando di una squadra. Ci sono il Manfredonia, c'è l'Erdonia, c'è l'Ortanuva. È un campionato lungo e sinceramente non so neanche le squadre che si iscriveranno, perché non è uscito ancora il calendario. Quindi voglio dire, adesso metterci già questa etichetta di favorita, andiamoci piano, perché voglio dire, la strada è molto lunga ed è molto ripida. Il mercato ha rinforzato una rosa comunque già forte per cercare di centrare la promozione. Ecco, è soddisfatto del mercato? Si aspetta ancora qualche regalo dal presidente? Vabbè, regalo, noi con calma pianifichiamo, voglio dire, l'organico della squadra, tenendo sempre conto che comunque gli under che ci sono stati l'anno scorso in terza categoria non possono più essere under quest'anno, quindi bisognava completare l'organico con dei nuovi ragazzi, che quest'anno praticamente gli under sono del 93, 94, 95 a scendere. Quindi voglio dire, in queste categorie la differenza sì la fanno i grandi, però se quando hai in squadra degli under validi ti danno quel tocco in più appunto per poter esprimerti al meglio. Per chiudere, un suo pensiero sul ritorno al calcio giocato dell'Audace Cerignola, iscrittosi al campionato di prima categoria? Io sono contentissimo, anche perché io so i ragazzi di Cerignola come i tifosi, come ci tengono appunto all'Audace. L'anno scorso mi è dispiaciuto molto che l'Audace non ha potuto giocare a calcio. Io ho sempre detto che, avendo in un paese come Cerignola 60.000 abitanti, comunque sia una squadra in una categoria superiore, è una vetrina per tutti. È una vetrina per noi che siamo una squadra piccolina, e comunque voglio dire, è una vetrina per tutta la capitanata, anche perché comunque Cerignola, non dimentichiamo che quando gioca l'Audace porta al Monderisi 3-4.000 persone. Ieri hanno fatto il primo allenamento e c'erano molti ragazzi felici appunto che la squadra è tornata ad allenarsi, quindi voglio dire, è una cosa che a me non può che far piacere. Grazie mister, in bocca al lupo per la stagione. Siamo con il presidente dello Sportmania, Sandro Moccia. Presidente, innanzitutto ben ritrovato. Ecco, con quali auspici comincia questa nuova stagione 2014-2015? Grazie, sì, gli stessi auspici dell'anno scorso.
Siamo lo stesso gruppo, con le stesse intenzioni, con la stessa voglia, con la stessa compattezza che ci ha caratterizzato la passata stagione. Il gruppo è sempre quello, con l'innesto di quattro ragazzi, e credo che è un gruppo che può tranquillamente ben figurare nel campionato di seconda categoria. Sì, avete fatto un buon mercato rispettando sempre l'obiettivo di partenza, quello di allestire una squadra tutta cerignolana. C'è da aspettarsi ancora qualche movimento di mercato in entrata o in uscita? Credo di sì, però la caratteristica, ecco, sarà sempre quella della cerignolanità, e la manterremo anche quest'anno, perché sono convinto, lo ribadisco, lo ripeto per l'ennesima volta, abbiamo ragazzi a Cerignola che tranquillamente possono disputare campionati anche superiori alla seconda categoria. La seconda categoria è un campionato sicuramente più insidioso rispetto alla terza che avete affrontato l'anno scorso. Accettate in un certo senso l'etichetta di essere comunque in un certo senso i favoriti per questo torneo? Io dico che i cerignolani sono sempre i favoriti nel calcio a questi livelli, quindi non posso che confermare quello che tu hai poc'anzi detto. Sì, il campionato di seconda categoria dovrebbe essere un campionato avendo più squadre, quindi sicuramente sarà più impegnativo, ma noi siamo attrezzati per poterlo vincere anche questo campionato senza appunto nasconderci. Ecco, quanto è realizzabile il sogno promozione? Beh, credo che se ci sono gli elementi al posto giusto come quelli dell'anno scorso, cioè la compattezza di un gruppo, la serietà di questi ragazzi, un allenatore che riesce a mantenere l'allegria e uno spogliatoio unito, una società presente e soprattutto l'orgoglio di vestire, di indossare la maglia giallo-blu, credo che non ce ne sarà per nessuno. Lo scorso anno eravate la squadra ammazza campionato, quanto sarà difficile ripetere le prestazioni della scorsa stagione? Io non credo che sia difficile ripetere prestazioni dell'anno scorso, anche perché è una squadra collaudata. I quattro elementi che ci sono non fanno altro che migliorare, e quindi migliorare la qualità di questa squadra. Credo che sicuramente troveremo squadre più organizzate, esperte, perché per passare a un campionato regionale sicuramente troveremo squadre come noi che hanno già disputato la terza categoria, quindi già esperte, ma questo non ovviamente noi lo sappiamo, e affrontiamo con serenità il campionato. Ha già incontrato e parlato con il mister e con la squadra? Io col mister diciamo che non dormo soltanto. Sì, con la squadra ci incontriamo, ci vediamo in sede, quindi è un rapporto che va oltre il calcio, e credo che debba essere questo l'elemento importante per una squadra, qualsiasi tipo di sport. Quando si vive in maniera extra calcistica, un rapporto di reciproco rispetto e di amicizia, credo che si ottengono risultati sicuramente. Per chiudere, una sua battuta, un suo augurio all'Audace Cerignola che è tornata al calcio giocato. Siamo contentissimi che l'Audace ci sia di nuovo. A Cerignola ci vuole calcio, ci vogliono società che lavorino sotto questo aspetto, e credo che avere due squadre per una città sia anche un motivo di orgoglio. Faccio gli auguri, così come l'ho già fatto tramite un comunicato stampa, alla nuova dirigenza, ai ragazzi, perché anche il calcio a Cerignola possa tornare ai livelli che merita. Ringraziamo il presidente Sandro Moccia, auguriamo alla squadra una stagione ricca di successi, stagione nella quale noi di Assist Sportivo saremo i vostri occhi.